importante ovviamente iniziare bene, prendere il vantaggio della serie, questo è quello che volevamo, l'abbiamo fortemente voluto, l'abbiamo cercato dall'inizio, eravamo concentrati sull'avere un approccio di grande determinazione, l'abbiamo avuto nei primi minuti e direi nel primo quarto, è stato poi determinante per tutto il corso della partita. Ci eravamo concentrati su una serie di aspetti. Il primo era quello della lotta a rimbalzo, perché sappiamo che Fiorentina è una squadra molto fisica, una squadra che fa proprio dell'atletismo una delle caratteristiche più importanti, e siamo riusciti a vincere questo duello. Al di là della differenza abbastanza netta del totale dei rimbalzi, credo che la cosa importante sia intanto la percentuale dei rimbalzi stessi, e poi dato importante che più del 50% dei rimbalzi sono stati presi dai lunghi, per noi una bella sorpresa. La squadra ha giocato con grande determinazione e direi che il tuffo del capitano credo che sia la fotografia della partita. Però c'è stata, al di là dell'intensità, anche tanta qualità, perché abbiamo fatto, al di là dei 90 punti che abbiamo fatto, abbiamo tenuto bene difensivamente contro ogni situazione che ci si presentava davanti, tranne chiaramente quella di Starks, che è davvero un giocatore che ha fatto dei canestri da gran giocatore. Il primo tempo, il secondo tempo siamo riusciti a limitarlo un po' di più. Per quanto riguarda l'attacco, stavo dicendo, abbiamo fatto qualità perché comunque abbiamo corso, abbiamo fatto canestro in contropiede, ci siamo passati la palla, abbiamo trovato equilibrio maggiore nel gioco dentro fuori, che è una cosa che sulla quale stavamo lavorando, e quindi le percentuali dei lunghi sono state evidenti, e soprattutto quanto hanno prodotto, al di là della percentuale, è stato importante. E poi credo che sia importante sottolineare i 24 assist, che sono testimonianza di una squadra dove sono tutti coinvolti, i 5 giocatori in doppia cifra e i 110 punti di valutazione. Quindi direi oggi è andato tutto bene. La squadra che però competere con Verona e anche con Brescia per la profondità che ha, è perché durante l'anno si è aggiustata, comunque al pubblico, che tifosi che sostengono la squadra, lui è numerosissimi. Ritengo che sia una squadra che può competere con Verona. Il fatto che poi ci abbia perso in stagione regolare, ma il playoff è tutta un'altra musica. E Torino ha giocatori esperti per giocare in playoff, come ce li ha Verona, come ce li ha anche Brescia. Però Torino è una delle squadre, rispetto a Verona e Brescia, secondo me, che ha la panchina più lunga. Li vedo molto più solidi da questo punto di vista. Ma non sono andati un po' rassegnati? Probabilmente siamo apparsi, la sensazione che ho avuto è che abbiamo tirato fuori in barca alla fine, quello sì. Però devo dire che la partita è stata così dura per noi che li abbiamo subiti fisicamente, per cui alla fine non era facile. La rassegnazione forse era quando vedi che arrivi, perché abbiamo spesso messo la palla dentro, siamo arrivati, ma quando speri magari di ottenere qualche fallo in più, non lo ottieni, subisci, e magari poi da lì subisci dei contropiedi, è chiaro che al minimo ti demoralizzi. Quindi sicuramente noi abbiamo sbagliato, dobbiamo essere bravi a valutare quello che è il metro arbitrale e essere duri alla stessa maniera. Dobbiamo essere più duri noi, probabilmente. Lei ha citato la mancanza, diciamo, del percentuale di tiro da tre. Io ho visto giocare Fiorentino un po' di volte, ho visto sinceramente Biliga e Omar Thomas mi sono sembrati un po' sottotono oggi dal punto di vista offensivo, soprattutto quando Thomas è stato tante volte abbinato a Lewis, e quando ho visto questo abbinamento, con tutto che Lewis secondo me oggi ha fatto una partita bellissima su tutti i due lati del campo, pensavo lo attaccasse un po' di più cercando di fargli spendere qualche fallo, così invece ho visto che o è stato strepitoso Lewis o Thomas forse era un giro indietro. La squadra, perché la squadra poi ha lavorato insieme a Lewis, e ripeto, in quei momenti là poi li subisci fisicamente, se non sei bravo nel momento in cui riapri la palla, riapri il gioco a realizzare, fai molta più fatica,
La stessa cosa per i lunghi, ogni volta che abbiamo messo la palla dentro, se cominci a far punti e magari riesci a chiudere più la difesa, gli spazi sugli esterni aumentano. Questo è stato difficile, merito di Torino, della prestazione di Torino, sicuramente. Secondo me sui lunghi siamo andati, soprattutto sui nostri due lunghi. Su Thomas siamo andati, potevamo in qualche occasione andargli più, ma c'è da dire che qualche volta è stata brava la difesa, per cui lui ha tentato più di aprirsi, poi piuttosto che chiudersi dentro, giustamente ha tentato più di aprirsi. Quindi i meriti vanno più a quello che ha fatto lui con tutta la difesa di squadra, però, perché non è solo un giocatore, certo, in quel caso.